Buonasera a tutti da Sara Placella e benvenuti alla decima puntata del Diavolo e l'Acqua Santa. Questa sera ad ospitarci, come nella puntata precedente, è la redazione di tuttopotenza.com e come sempre i nostri protagonisti sono il Diavolo, nella figura di Sergio Mauro alla mia destra. Ciao Sara, buonasera a tutti. E l'Acqua Santa nella figura di Arturo Scarpaleggia alla mia sinistra. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. È un piacere riesserci, anche se è un momento particolare per quanto riguarda la nostra vita sociale e civile, che ha investito anche lo sport. Voglio salutare Rosario Cammarota, che ci ospita qui di Enearte tuttopotenza.com, il direttore di Tuttopotenza Rosario Cammarota, Giuliano Guarino in regia, Francesco Russo, responsabile tecnico, e Salvatore Colucci, che di solito è questore alla conferenza stampa del Potenza. Oggi non c'è la conferenza stampa del Potenza, ma le domande sono sempre le stesse: o vanno o non vanno le conferenze stampa, non c'è mai una domanda che possa creare un po' di brivido, di fermento. Ne parleremo dopo. Abbiamo anche un numero per i vostri messaggi WhatsApp, messaggi Facebook, messaggi Instagram, messaggi social: 347 53 11 657. Ripeto, 347 53 11 657. Fateci tutte le domande che volete sul Potenza, non solo sul campionato, sul mercato. Ridò la linea alla bella e brava Sara, che oggi è tutta vestita di bianco nero. Ma non è la Juventus, non è la Juventus, sono di Allegro, Sara. E quindi Sara ci lancia il primo argomento. Sì, allora, innanzitutto io vorrei dire che bianco nero non è un caso, nel senso, non era riferito a nessuna squadra in particolare. Io sono solo esclusivamente potentina. Ho sempre ribadito un bellissimo outfit. Sì, ovvio, era quello che avevo scelto per la mia festa di laurea, però l'ho voluto già inaugurare. Questo non è cosa che non ci interessa, però alla Potenza ha vinto 3 partite di fila. Vogliamo promettere che se arriviamo a 5 vedrai la partita con messaggi in mi dovete compromettere a me che non mi vedete mai. Ma solo una risposta. Sì, ma quando la vediamo? Ah, io vorrei ricordare che il mio rosso blu ha portato bene l'ultima volta. È vero, e anche il mio cambio di sedia. Parleremo di varie cose per stemperare l'attenzione. Stiamo anche vivendo un piccolo dramma, perché Sergio da anni non si perde, vedete, in una partita di Potenza, e Sergio perderà per adesso 2 partite in casa. Usiamo il condizionale: potrebbe perdere. Potenza Bellino e Potenza Monopoli, mentre udite stiamo cercando di capire come il buon Sergio potrà o potrebbe esserci a Castellammare per un gol passo, per rapporti diplomatici. Però nella scia, se riesce a vedere la parte della cava, se poi rimangono piano piano, vediamo, è difficile, poi diciamo a cava potremmo esserci un'apertura. Io ci sarò, Sergio, vediamo. Vabbè. Però sempre grazie a Sergio. Ovviamente. Quindi, il tema non può che essere ovviamente il calcio sport, e comunque ciò che coronavirus sta portando non solo nel calcio, ma un po' in tutta la società. E queste partite a porte chiuse che hanno ovviamente sconvolto un po' tutto il mondo della tifoseria, dello sport in generale. Prossime 5 partite, no? Prossime 5 partite, ma io ho la sensazione che il campionato, almeno per quanto riguarda i tifosi, si è finito domenica scorsa con l'ultima partita. Addirittura? Ho questo convincimento, perché vedo che la situazione non va migliorando, anzi va peggiorando, e quindi se sono state prese delle decisioni drastiche in questo periodo, figuriamoci se la situazione dovesse aggravarsi. Credo che anche questo discorso vada anche per le scuole, non è che vada. Ecco, tu che hai 2 figli, come ti poni da genitore, nel senso di tenere i ragazzi minorenni a casa? Crea o non crea disagio, perché ne stanno sentendo di ogni? No, disagio no, perché ci mancherebbe altro. Stare con i figli è la cosa più bella che ci possa essere, quindi per me è un piacere. Ho amiche con i bambini che hanno problemi, perché giustamente facevano altro, ora sono detti bambini, gente che lavorava, magari mamme che lavoravano andando con i bambini a scuola. Ora si trova. Io penso che il problema si ponga più per chi faccia un'attività libera, una libera professione, un lavoratore autonomo, perché comunque
per quello che si dice, per quello che si sente, non ci saranno delle cautele anche economiche per quanto riguarda questa categoria di lavoratori. Mentre i dipendenti, se vengono messi a riposo forzosamente, possono lavorare da casa, trovano un sistema e comunque percepiranno un reddito, cosa che invece non potrà avvenire per chi fa un lavoro autonomo, un libero professionista. Sergio, ma come facciamo senza riconoscenza? Sarà un guaio. Che facciamo? Vediamo come succede. Che cosa succede? Per adesso, noi domenica, ancora vediamo Opicen, Regina. Cosa sente si Ma voi potete andare? Noi possiamo andare, diciamo, i nostri potenti mezzi. Potenti mezzi, possiamo ancora andare. Ti volevo chiedere, però, disparità da Lega a Lega. Ad esempio, ci prova la Lega di Serie D, tutta l'interregionale. Lo stoppa sperando poi per tutelare gli spettatori. E questa era una soluzione che avrei auspicato anche io. Finché si può. Finché si può, perché sinceramente il danno economico, soprattutto per le squadre di Serie C, è notevole. Perché se prendiamo solo il Potenza con due in casa, Potenza è fortunato che gioca su 5 partite, 2 in casa e 3 fuori casa, perché sennò gli incassi sarebbero stati 3, che sarebbero venuti meno. Quindi calcolando una media di 40.000 euro a incasso, fatte eccezioni, non considerando anche gli abbonati, e sono 80.000 euro, io non so una società di Serie C come possa recuperare questi soldi, che chiaramente non entreranno e che servono come linfa vitale al pagamento degli stipendi. La media incasso del Potenza fino adesso è stata di 30-40 mila euro. Qualcuno a livello statale dovrebbe pensare a una defiscalizzazione. La sua ha incassato fino a mo di media 3 mila euro a partita, gli diamo questi soldi, altrimenti società come il Potenza vanno purtroppo in difficoltà. Invece, da quanto mi hai detto proprio tu, Sergio, di sera, pare che ci sia una promessa da parte dello Stato di stringere i denti quest'anno, perché si potrebbe partire con la defiscalizzazione dei potrebbero fare una B2, cioè rimarrebbero due gironi di Serie C, quindi a 20 squadre, quindi 40 squadre. Se scappa il fatto dei playoff. Esattamente. E farebbero una Serie B2 con 20 squadre, e quindi si ritornerà al vecchio sistema della C1 e della C2. Per quanto riguarda la Coppa Italia Nazionale, dove sono rimasti Inter, Napoli, Milan e Juve, a questo punto si parla addirittura in estate di fare un quadrangolare e far uscire una vincente, perché al momento non si può garantire. Anche la Serie A pare che addirittura abbia l'intenzione proprio di fermarsi, poi i calciatori. Però questa è un'anomalia tipica italiana, perché in Europa solo l'Italia sta pagando lo scotto di questa situazione, che è grave in tutti gli altri paesi nel mondo e a maggior ragione anche in Europa, e non si capisce perché questa situazione, questi provvedimenti siano stati presi solo in Italia e non nel resto all'estero come si assolutamente tutto sanno si gioca esattamente in tutti i settori. Ma d'altronde ma poi scusa, perché in Serie A sospendere perché ogni Lega se non si sente tutto, però ogni Lega ha un potere decisionale diverso. Come ho detto, in Serie D si è deciso di provare a stoppare per recuperare magari ad aprile, domenica mercoledì invece in Lega Pro, ma non è che c'è la garanzia, lo so, però ogni Lega, cioè Lega A, Lega B, ognuno decide. Se fosse stata addirittura per il presidente della Lega di Serie B, avrebbe continuato lui a far giocare come se sarebbe giocato, e cioè con il pubblico. Quindi ogni Lega, anche per un fatto politico, però in questo caso in emergenza civile nazionale, in Serie C si sono chiuse le porte. Bisogna fare di necessità virtù. Sarebbe stata una partita bellissima con il pubblico a Castellammare, piena di addetti ai lavori, perché si gioca di lunedì, e invece saremo pochissimi intimi, e quindi ti lancio io di entrare a livello tecnico, entrando nella seconda tranche. Passiamo al secondo argomento? Sì, parliamo di calcio giocato. Secondo argomento. Almeno quello c'è rimasto per il momento. Secondo argomento, grande momento di forma del Potenza dopo i vostri scambi tecnici, il rosso-blu, non si sa, il coro dei... C'è stato un mini triplete da parte del Potenza. Una grande partita. 3 vittorie consecutive, Viterbo, Teramo, Catanzaro, pure addirittura fuori casa.
Insomma, come guarda alla Calese? Come cambia la vita in quell'altro 8 giorni? Ci siamo lasciati che eravamo adesso siamo sull'otto volante proprio. Però si parla di troppo poco di questo modello. Ora si parla del monopolo, ma tutto quello che ha fatto il Potenza in quest'anno e mezzo. Il monopolo, tutto il rispetto. Sì, è una bella realtà, ma io penso che di questo Potenza si parla poco. Avevo detto che non c'era bisogno di preoccuparsi, era un momento no, un passaggio a vuoto, correndo si è piato con il recupero. Con il Rieti il rigore poteva entrare, è andato sul palo, è stata sbagliata la partita di Lentini. Sergio era un po' più allarmista, era andato un po' più giù duro, questo fa parte del gioco, però devo dire che il primo tempo del Potenza giocato con Catanzaro è stata tanta roba. Tutta la partita con Catanzaro è stata veramente... Senza Murano, ma eravamo preoccupati tutti quanti che Murano non giocasse, invece Carlitos ha fatto una grandissima partita di sacrificio, ha fatto anche il gol sul rigore, finalmente abbiamo fatto gol su 4 rigori, esatto, diciamo un gol e mezzo, perché quello di Jacopo era stato sbagliato, poi è riuscito a ribadire in gol la palla. E quindi io vedo adesso che la Potenza mentalmente sta bene, e se sta bene mentalmente sta bene anche fisicamente, quindi il problema adesso sono dovranno pure le altre squadre di affrontare un Potenza in grande forma. Guardiamo quindi al futuro con più ottimismo, verso che posto stiamo andando? Adesso siamo quarti con 4 punti di vantaggio sulla Ternana, e Monopoli Bari devono venire qua. Nulla adesso è precluso, ma perché? Per la situazione proprio mentale che si trova la squadra. Una squadra che sta, ripeto, mentalmente e fisicamente bene, ha trovato la quadratura del cerchio, finalmente dico io, giocando con i due centrocampisti, lo dicevo da una vita, Arturo me ne deve dare atto, che io sempre mi sono lamentato del fatto che potessero giocare con solo Ciccio Dettori al centrocampo, invece con tutti i due centrocampisti, che siano Ciccio Dettori, Coppola o D'Angelo, si alternano, dunque l'importante è avere due centrocampisti, e la squadra completamente cambia aspetto, diventa tutta un'altra squadra, la squadra che tutti quanti ci aspettiamo. Arturo, ma tu te l'aspettavi questo Potenza così siccome? Io pensavo che la squadra potesse riprendersi, è chiaro che nessuno veramente poteva pensare 3 vittorie consecutive, grande partita a Viterbo, a Teramo partita a livello tecnico-tattico superba, bravissimo mister Raffaele, si è sacrificata la squadra, ha lottato ed ha vinto, e con il Catanzaro invece il Potenza ha completato questo suo grande mix giocando il primo tempo ottimo con una squadra dall'altro lato fatta di figurine, si vede che erano dei calciatori arrivati un po' alla rinfusa, perché la squadra era stata fatta per Grassadoni a gennaio, poi è stata mandata via Grassadoni e sul finale di mercato è stato preso qualche giocatore ad Auteri come Carlini, ma è una squadra, ho visto poco amalgama, e se fossi... E infatti, scusa Arturo, a proposito di faccio una scena che ho assistito durante la partita con il Catanzaro, un'azione portata avanti da Carlini, una palla in verticale per Di Piazza, e stranamente Di Piazza ha cominciato a correre, poi si è fermato, cioè, si ragazzi. Sono mandati a quel paese entrambi i giocatori, che mi fa capire che nel Catanzaro, nonostante i grossi nomi, in mezzo al campo ci sia un po' costruito. Sembra stesso, quindi anch'io che avevo qualche dubbio sul suo. Senti, ci manda un messaggio il carissimo amico l'ingegnere La Penna. Vogliamo ricordare posso leggere il messaggio 347 53 11 657 347 53 11 657 Facebook, Instagram, Telegram, messaggeria WhatsApp. Allora, leggevo il messaggio del caro ingegnere La Penna, dice: saluto avvocato Mauro, complimenti, mise bianconera che dura moltissimo, vabbè, lasciamo perdere. Domanda, no, lasciamo stare. No, è su bianconera, ingegnere, qua si parla del Potenza calcio, lascia stare la Juventus. La domanda che fa: come si risolve la situazione coronavirus dal punto di vista economico e sportivo? Chi si avvantaggia tra le prime 5 del girone C? Bella domanda, come sappiamo i calciatori come reagiscono nel giocare
a porte chiuse, perché sono partiti sempre partiti veramente. Beh, allora, come prima partita io penso che il Potenza possa avere, tra virgolette, un piccolo vantaggio, perché ambientalmente ambientale. A Castellammare Stabile c'era il discorso Castellammare. Esattamente. Questo sì. Questo, però poi mancherà l'apporto in casa. Però vedi, tutti dicono i calciatori belli, alti, fisicamente, nessuno sa male. Tre giocatori della Pianese e della Reggiana, quindi la situazione veramente da monitorare, non è una cosa semplice, scusami, e quindi torniamo a parlare di calcio dicendo che economicamente abbiamo parlato di potrebbe esserci una defiscalizzazione dei contributi, dei costi per ogni società per far recuperare questi soldi. E da un punto di vista sportivo è un punto interrogativo, caro Cittadino. Ma poi gli stipendi a metà marzo, se non è, come li paga il potere? Mica possiamo. Questo pagano mo, se no ti fanno pure la. Allora bisognerebbe un attimo allargare. No, ma stanno lavorando. Allargare questo. Aspettate un attimo, perché se pagliate e poi ti aiuto e poi nessuno ti aiuta mai, come tutte le situazioni a partita IVA e private, qua gli aiuti servono adesso. Ma questa è una situazione che potrebbe veramente affondare le società di Serie C, perché è una situazione che non si è mai verificata. Serie D, però il problema grosso è la Serie C, perché Serie B e Serie A hanno altri introiti, quindi gli incassi non rappresentano la voce più importante. Non se ne è parlato, ma ricordiamo che anche in Basilicata, dall'Eccellenza all'Intersociale, alla seconda categoria, tutte le partite a porte chiuse, non sospese, a porte chiuse. Il tuo Bianconero, anche Rio Nero, salutiamo gli amici di Rio Nero, il presidente Mario Grande, tutto si gioca a porte chiuse. Ma è giusto giocare a porte chiuse? Per me no, l'ho detto. Perché tanto se giocare fino a mora, le partite dell'Atalanta con Valencia in derby Inter Milan, abbiamo capito, pure là c'è stata una propagazione. E quindi allora in virtù di questo meglio prevenire. Ma dovremmo andare, se voi passare, ci dovremmo muovere in casa, non dovremmo andare a fare la spesa ai supermercati, dovremmo essere allora passa a capire, cioè, anche se io ieri sera la salita sopra c'era più gente dei giorni normali. Spiega sopra perché ci segue sopra Potenza via Pretoria, che è la zona alta, che è la centro storico sopra Potenza. Vabbè, sopra il centro storico di Potenza sono stata dalle 6 alle 11, c'era più gente ieri che gli altri giorni. Tutti gli universitari che fanno gli enti locali e là non c'è l'aggregazione, allora devi chiudere pure il bar. Tutto, devi chiudere tutto. Dobbiamo intanare. Perché si chiudono gli stati? Perché si chiudono gli stati? È una vergogna, questa è una vergogna. Si è incominciato peggio e si sta continuando a continuare, si sta continuando a fare errori veramente grossolani da principiante. Comunque, purtroppo. Comunque Murano dovrebbe recuperare, e già in primavera sogniamo un attacco peperito con Isgro e Golfo esterni, con Murano sarebbe una due contropiede di. Non ti piace un attacco così? Veloce, la Spini Gonzalez. Golfo va bene, Golfo Murano, grandissima forma di Golfo, è stato per me il migliore in campo insieme a Coppola. Usciva dappertutto. Lo stesso ex compagno di squadra, Corapi, non ci ha capito niente. Tutti i miei questi giocatori ex Trapani. Però, grandi, grandi giocatori. Vabbè, per ora vedremo un po' lunedì 9 marzo 17:30 che cosa succede. Ovviamente per chi non sarà può seguire la partita, c'è Lemen che trasmette. Non so se c'è la diretta, forse con la bevita. Ma il nostro Lesmo russo ci sta sulla Russia, la diretta TG3 in Potenza Bellino. No, mi sa che Potenza Bellino c'era esserci la diretta di Rosa. Io non ci sarò, ma ci sarò anche io, non ti preoccupare. Pure io voglio venire. Entrate centellinate, porte chiuse, un metro e mezzo di distanza. Non forse, forse, vediamo. Bene, io direi di passare al terzo tema, che ovviamente... Però prima del terzo tema, anche le soglie di famiglia avete una struttura ricettiva. Se ci vuoi io vorrei innanzitutto dare, rimanendo in ambito sportivo, un saluto agli amanti dell'equitazione, perché stiamo per lanciare un nuovo progetto, Potenza Equitazione e l'agriturismo Grotta dell'Eremita. C'è lo spazio di gioco, lo dovete vedere. Stiamo sviluppando un con il coinvolgimento dell'amico Gianni Marta, perché lei è appassionato di cavallo. Io già sono stata amante
un'azione, ho fatto, cioè io sono un'azione, anche se poi poi a cavallo, però ho fatto anche la sfilata dei turchi a cavallo qualche anno fa, la dama a cavallo. E ce ne sarà più. Allora, allora, è sicuramente una struttura bella per gli amanti della natura, immersa nel Gea. Anche la persona dalle regioni di Milano, li vediamo tutti. Noi abbiamo tantissimi clienti della Puglia, della Campania, la struttura è a 4 km da Castelvetrano. Ma una cosa che ci tengo a ricordare è che è vicino da Potenza, perché c'è quest'idea che sta lontana. Ragazzi, ci vogliono 20 minuti per arrivare. Anche la pizza durante la settimana? No, ancora sto cercando il pizzaiolo, era l'appello che avevo. Noi stiamo ancora aspettando l'invito. Ma io che ho già invitato, venite domenica. Cioè, quando domenica, sempre al mattino. Lunedì è la partita. Ah, questa domenica. A fine campionato porteremo un ospite illustre in questa. Quindi per quanto riguarda invece i gatti, abbiamo detto gatti tipici abbiamo ravioli tradizionali alle erbe con la ricotta fatti come una volta, quindi quelli della nonna, carne fritti con lucano assolutamente strascinati con i peperoni cruschi e mollicati, ragola potentina, orecchie e terra con lucano, e i primi, secondi ci sono tutte le carni nostrane, abbiamo vitello, maiale, agnello, domica, sì, formaggio di caprini nostri, salumi tutti quanti, ma io sto facendo un certo lavorino a parlare di queste cose, quindi insomma tutto quello che potete mangiare ovviamente biologico, all'area naturale, a Castelvezzano, che ci introduce la terza parte. Terza parte, che ho perso il cazzo. Stadio. Perché Arturo no, è riuscito fuori nuova la pizza di questa nuova donna. Ringraziamo questa nuova donna che vuole regalarmi il muro ettari. Questa meravigliosa storia. Ma tutte succedono queste cose tutto adesso. Ma benefattrice. Benefattrice, nuova donna. Ex ambasciatrice. Che ha 21 ettari di terra a 100 mani. Sono voi, bellezza. La storia bellissima. Il papà di questa nobildonna, originario di Sant'Arcangelo, figlio di un notaio, andato a studiare a Napoli da piccolo. Il padre che è stato tra i fondatori. E lui, quindi, il papà di questa signora nel 1926 è stato uno dei fondatori del Napoli, nonché vicepresidente San Sanelli Nicola, vicepresidente del primo Napoli, e dato che dopo pochi anni è nato anche il primo stadio di proprietà, la Scanelli, poi Stadio Partenope, il signor Sanzanelli è stato anche uno degli ideatori, insieme allo stesso Ascarelli, che è il presidente di questo stadio, che prende appunto il nome di Ascarelli dal proprietario, nel quartiere Luzzatti, ed era uno stadio di proprietà che poi è stato chiamato Stadio Partenope e Stadio Vesuvio, perché Ascanelli era ebreo e quindi dopo le leggi razziali si è dovuto cambiare il nome dello stadio. E quindi, dato che erano di origini lucane, poi dopo Napoli il signor Sanzanelli è venuto a Potenza, è sposato da Scafarelli ed è nata la signora Livia. Oh. La signora Livia, che ha una certa età, a questo dove vive la signora Livia? A Napoli, questo desiderio di vedere un nuovo stadio. Lei dona il terreno, non vuole niente. Quindi lei è una tifosa anche del Potenza Calcio. Vuole che lo stadio venga intitolato al papà. È una cosa, una storia bellissima. Non so se ho capito che non interessa Centomagno, non interessa un valetto, perché interessa la Cinquezzo, però è giusto che la gente sappia qual è la storia. Sergio, ma hai avuto novità dalla tua ultima dichiarazione? No, la nessuno, però ho visto che molti commenti su Facebook, molta gente come me sta chiedendo, si sta ponendo la domanda come mai nessuno mette mano alla Cinquezzo da 5 anni. E anche a vedere un valutaggio che c'è. No, ma prima o poi diciamo che continuando a parlare di questa situazione, di questa storia, poi qualcuno si dovrà svegliare la mattina e affrontare l'argomento in maniera seria, ecco. Continua la raccolta firme di Patrizia Rinaldi, perché i parchisti hanno già consegnato più di 12.000 firme. Adesso noi siamo a quasi 15.000, ma comunque alla fine io tutta la sponsorizzazione propagandistica ora, ma alla fine è comunque un forte segnale questo. Un segnale. Senti, invece sul fatto del gas, che Potenza dovrà pagare 28.000 euro di gas.
Allora, ancora questa non lo sa, Sara, cioè non lo sa. No, un consigliere di minoranza ha lanciato. Tu hai mangiato una bolletta sì, da pagare. la bolletta di pagare. Mi sembra di rivivere un'altra volta la storia di Ah. Fangone e Qua era Bertolotto. l'acqua. Là era l'acqua, qua adesso è il gas. C'è gente che ovviamente sono situazioni che vanno risolte, però perché pubblicizzare queste situazioni per buttare fango sulla società del Potenza Calcio quando non ce n'è bisogno? Questa è gente che non ha. Allora, la Questo, situazione però, cioè, cioè, in questo momento ormai era un gas, è chiaro. Poi Potenza ha speso tantissimi soldi, mi risulta che doveva sostenere il comune e quindi si potrebbe fare una compensazione tra quello che è stato speso da Potenza Calcio per sistemare gli viviani, lavori che invece sarebbero dovuti, diciamo, essere pagati dal comune di Potenza, invece sono stati Ma pagati dalla scusate, società Potenza ma Calcio. è il gas per cosa? Dalle docce che Cioè, è scaturiscono? stato mai pagato, Eh sì. sì, ma Ma dagli 20. anni Ma io passati, vorrei capire che una dovrebbe esserci bolletta è una una rendita di 7.000 euro, di quanti anni stiamo pagando parlando di gas? Insomma, che 10 anni, ma sono i decenni. giocatori di Picerno, non so come scorpano. È chiaro, è chiaro, Picerno. è chiaro, Sergio, Picerno, Regina. Dicendo Regina, vedo una Regina che senza lo squalificato De Rose Addirittura potrebbe, vedi che può potrebbe cadere al Viviani stavolta. Il Picerno è in ottima forma, la Regina la vedo un po'. E se dovesse cadere la Regina a Picerno, ne vedremo delle belle, perché poi anche Potenza deve andare a Reggio Calabria, partita a porte chiuse, quindi un clima diverso rispetto a una partita a porte Per aperte. quanto riguarda sempre lo stadio, chi doveva investire è una branchia della Conad Adriatico, su tutto Potenza abbiamo iniziato a scrivere qualcosa, nei prossimi giorni andremo nel dettaglio, pare che si siano ritirati. Guarente, il sindaco, ha chiesto di sapere chi sono gli investitori, ha dato una settimana di tempo a Potenza e Caiata in maniera anche Perché dura io per avevo detto capire. che Galera ha detto che loro non avevano mai avuto. Ancora non hanno avuto niente, quindi bisogna capire se il Potenza vuole lo stadio, e se l'investitore si trova una zona idonea, altrimenti io penso che adesso c'è molta confusione con questi Ma il stati. comune può essere referente con la società Potenza Calcio fino a quando mette a disposizione un terreno, ma nel Ma dice caso. domani non ti conviene? Cioè il terreno è pianeggiante. Beh, insomma, pianeggiante e Però collinare, uscire questo sì, andrebbe sbancato, bisogna capire. Io non, adesso non ho con precisione come il luogo dove è collocato, se vicino c'è un'uscita raccordo stradale siciliano Potenza. Però io le dicevo, il referente attualmente non dovrebbe essere il comune di Potenza, perché se il presidente La ha regione chiesto la senza città senso e muore. la regione, La la regione regione Basilicata, pagheranno le conseguenze di questo atteggiamento a livello politico quando fra 4 anni torneremo a votare. Perché sono stati votati anche per queste cose, per dare un passo diverso al comune, alla città di Potenza e alla regione intera. Mi pare che le cose non siano proprio cambiate. Lo vedremo questo stadio nuovo, in virtù anche di Potenza Città dello Sport. Ma no, il 2021 non ce la farai mai, pur volendo partire domani è impossibile. È solo tutto un discorso in prospettiva futura. Se oggi si dovessero mettere, o meglio, oggi dovessimo avere pronto già progetti, già finanziamento, io penso che ci vorranno almeno due anni. Però vedi, quando ti faccio questo esempio, purtroppo adesso lo vedi, quando vanno d'accordo la politica e il calcio, ad esempio adesso il nuovo presidente della Avellino, D'Agostino, onorevole come presidente Caiano, dico che il sindaco di Avellino e la grazie anche all'onorevole D'Agostino che ha insistito affinché e quindi adesso C'è una sinergia se tra D'Agostino comune e va società. non è che se si decide È chiaro. D'Agostino con altre persone buttano a terra l'esterno e lo rifanno il sindaco, non è che ti dice no, perché qua abbiamo il comune che dalla Il stessa parte problema, Arturo, è che si tende. No, sto dicendo, l'atteggiamento si pensa che Potenza sia di Caiata, non hanno capito. Quindi non c'è un rapporto, bisogna raffrontarlo, un fatto personale. C'è il potere, esattamente, cioè, prendono una cosa da un punto di vista personale, ma il presidente Caiata non è il proprietario del Potenza Calcio, quindi qualsiasi cosa si faccia per il futuro del Però Potenza come Calcio hai detto rimarrà tu, se a Potenza Calcio e alla città di se ne Potenza. va
poi i conti li fanno... E poi dovranno dar conto anche tutti questi signori che hanno fatto scappare... Siamo in chiusura, voglio lanciare questo brevissimo sondaggio, è difficile, vedete, ci sono dei, non so se sono dei tifosi, della gente delle sottopotenze che scrivono delle cose, credetemi. Ma io una cosa mai vista, ma neanche rispondere a un semplice sondaggio. Ieri sera abbiamo lanciato il sondaggio, siete d'accordo, porta aperta, porta chiusa, polemizzano su qualunque cosa, guardate. Il gusto della polemica. Il gusto della polemica, è chiaro che se è a porte chiuse lo sappiamo, almeno dateci però il vostro parere, la soluzione. E quindi voglio lanciarvi, amici di Tutto Potenza, seguiteci sempre, questo piccolo, per sembrare attenzione, sondaggio. Scriveteci in questi giorni, avete tempo fino a lunedì a pranzo, vediamo anche voi cosa darvi in premio, lo sai, una marotta, qualche gadget, qualche maglietta, Tutta Potenza. Allora, scriveteci, secondo voi, lunedì a Castellammare, Cavese Potenza, Sergio Mauro ci sarà? Ovviamente ci sarà un selfie. Beh, è chiaro, a riprova. Secondo voi, Sergio, riuscirà ad entrare? A essere presente almeno. Ma se la russa, la 1, la 2, la 3. Allora la domanda è semplice. Riuscirà ad entrare? Quindi non rispondete voi. Riuscirete o sì o no? O sì o no, se volete scrivere qualcosa. Quindi, poi, tutti quelli sì o tutti quelli no, sorteggeremo una t-shirt di Tutto Potenza che abbiamo, quindi ve la consegniamo. Me la date, ma tutta la prossima puntata. Bellissimo, bella. C'è l'amico, scusami Arturo, l'amico Rosario Anzotto che dice fate filmare che a fine marzo depositiamo qui. Tutte, io ho filmato pure io. Tu hai filmato? Hai filmato Sara? Non ha filmato. Sara, vuoi filmare? No, no, io ho filmato. Ah, sì, filmato. Hai filmato? Con Lucio. Salvatore si ha filmato. Tutti abbiamo filmato. Perfetto, allora siamo ai saluti finali. Prima di ringraziare Sara, saluto Francesco Russo, responsabile tecnico, il nostro regista Giuliano Guarino, Rosario Cammarota, Salvatore Colucci, Grande Diavolo Scatenato, Sergio Mauro, Daniele Caridi di Cartoland, tutti gli amici di tuttopotenza.com. Continuate a seguirci, voglio ringraziare perché è venuta di fretta e furia stasera, bravissima e bellissima Sara. E il Biancone non c'entra niente, rimaniamo in ingegnere la pena, non c'entra niente. Ma non so, Vai Sara. Vai Sara, devo salutare i miei soliti. Salutaci. Andiamoci a prendere i tre punti con la camicia. Forza Potenza. E ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti. Olè.